ragazzi, e bentornati in questo nuovissimo video su NBA 2K. Siamo alle finals, o almeno ancora no, perché siamo in semifinale. Però ragazzi, prima di partire vi lascio a 40 secondi di Eneba e poi vi faccio vedere la griglia dei playoff. Perché stanno... Ma non potete cambiare strada? Vabbè, vi lascio a 40 secondi di Eneba, sponsor di questo video che ringrazio. E poi andiamo a vedere l'ultima partita contro i Jets, che la simuliamo, e andiamo a vedere chi passa, perché io ho visto veramente i Cavs on fire, eh? Andiamo subito. Ragazzi, vi ricordo, Eneba, sito di chiavi e copie fisiche aggiornatissimo. Guardate qui che prezzi e che giochi ci sono disponibili. Trustpilot eccellente, quindi sito affidabilissimo. Oltre a trovare tantissimi giochi scontati, ragazzi, c'è la possibilità anche di comprare le tessere PSN e anche gli abbonamenti. Per farlo basta andare nel menu in alto, PlayStation, carte, regalo, PSN, e guardate qua che sconti, cioè incredibile. Per trovarlo vi basterà andare qui sotto al video, nei link, nelle info del video, e troverete tutto quello che vi serve per accedere al sito. Che dire ragazzi, Eneba, sconti devastanti. Ebbene sì ragazzi, la sfida con i Jets è andata a buon fine, quindi Miracle Man MVP delle finali della Western Conference, un premio al miglior giocatore delle finali della Western Conference, assegnato da una giuria di commentatori e giornalisti sportivi. E andiamo a vedere un attimino come si svolgerà la finale, ragazzi. Sono alle NBA Finals e, come ho fatto per i Jets, andiamo ad analizzare chi mi potrà marcare in questa finale. L'ultima volta, ragazzi, anche se qualcuno mi ha detto nei commenti che non puoi dire che Sexton è un brutto difensore, ragazzi, io vengo qua, ok, e parlo del gioco. Se nel gioco c'è scritto difesa interna 45, difesa sul perimetro 67, ruba 38, mi faccio due domande, ok? Ok, ok. E già, ragazzi, però interna, ok, ok, potrebbe essere l'arma in più per noi. Però 74 già inizia ad essere un po' rompiballe, soprattutto poi se andiamo a vedere rapidità laterale 79 potrebbe essere rompiballine. Però vedo che tutti quelli che potrebbero marcarmi come Donovan non superano gli 80, quindi in teoria non dico che dovrei aver vita facile, ma dovrei riuscire a giocarmela. Vediamo un po', dipende chi entra, dipende chi mi marca, eccetera eccetera. Però abbiamo Garland che ha 74 ed è il loro titolare. Difesa interna, cioè posso schiacciargli in faccia probabilmente. Andiamo alla partita perché è la prima gara 1 della NBA Finals del secondo anno. Vi ricordo che un anello l'abbiamo già vinto la scorsa stagione. Game 1 of the NBA Finals. The Kings delivered a 4-game sweep to become conference champions. Now the quest is for one ultimate goal. Just 4 wins away, the first chapter begins against the Cavaliers. The pinnacle of the postseason, the NBA Finals, is here. Hey, back. Però posso dirvi una cosa, i Cavs hanno sconfitto 4-0 K8 con i Celtics. È... sì, è un videogioco. Però andiamo a vedere perché. Andiamo a vedere perché. Garland, Mitchell, Okoro, Mobley e Allen, attenzione. Attenzione perché come lunghi sono tosti, eh. Occhio. Non sarà facile, devo giocarmela io. Queste finals sono tutte di Miracle Man contro i più piccoli, perché con i lunghi loro sono tosti. Ma le NBA Finals stanno per iniziare. Ed eccoci qua. Attenzione. Subito Garland. Dovevo anche valutare altre statistiche per quanto riguarda Garland, però per adesso Garland la piazza in faccia a qualcuno. Allora, ci sono un po' di problemi, vedo, però, perché non c'è Holmgren. E non solo. C'è qualche problema, ragazzi, nella formazione. Non mi piace, eh. Vi dico la verità, non mi piace. Attenzione, Miracle Man, che... E Garland subito primo fallo.
C'era tutta la barra verde, ma il contatto con Garland ha annullato questa cosa. Peccato. Ma bravo lui a sprecare subito un fallo. Facciamogliene fare un paio e siamo a posto. Che problemone. Che problemone i tiri liberi. Perfetto. Bello. Fantastico, ragazzi. 5-0. Non posso dire nulla. Attenzione, bravo Murray qui. Bravo Miracle Man. Oh. Allora, come tempismo il rilascio era giusto. Non ho capito perché. E perché devo marcare. Oh, 7-0. Ok, figo. Figo. Bello tutto, Murray. Che è guarito dall'infortunio, ragazzi. Non è più infortunato, attenzione. Tripla. Bellissima azione. Ok. Cioè, non lo so. Abbiamo capito forse perché hanno sconfitto i Celtics. O forse no. Perché non mi spiego ancora la cosa, sinceramente. Però, bella partita per adesso da parte loro. Vediamo un pochino quanto gli può durare questa cosa. Spezza caviglie su Garland. Basta, Garland. Cioè, se ogni volta lo superiamo e fa fallo, già si sente il nervoso, la tensione di questa finale. Ma Miracle Man ai playoff, ai tiri liberi fa schifo. Però Garland ha già due falli. Grazie. Visto che ho 700 bonus. Almeno uno. Dai, Miracle Man. Bello. Skippy di Pappa, non c'è neanche il green nel tiro libero. Fischia Clay da solo. Perché non ha splashato Clay? Attenzione, Miracle Man. Boom shakalaka! Attenzione, Miracle Man. Bravissimo Sabonis. Vai Sab. Spaccali però. Bello. Raghera da solo. Sei da solo, Huerta, anche tu. Dai. Porca miseria. Però raga, perché dobbiamo soffrire così? Fischia se rido. Fischia se rido. Vieni, vieni, vieni. Sì. Miracle Man. Godo. Raga, pur... Oh, è entrato Chet. Eccolo qua, zi. Bam. Holmgren. NBA Finals. Fischia distrutto Mobley. Fischia, non lo faccio passare, raga. Non lo faccio passare, ho detto. Guardate Holmgren. Miracle Man. Dai, eravamo in due, oh. Sono nell'angolo, frate, se vuoi, eh. Bello. Tensione. 21-14. Un recuperone devastante. Questo recupero può essere associato all'ingresso di Holmgren? No, in panca adesso, ragazzi. Dai, eravamo in una situazione veramente nefasta. Ty Jerome è entrato. Fatemi entrare. Ma non è possibile. Raga, ma guardate i nostri in campo con i loro. Oh! Ma cosa devo vedere? Bello. Miracle Man on fire. On fire. Faia. Che dovrebbe essere disintegrato con uno spezza. Oh, ioioi, che finals. Bravo. Attenzione Clay da solo. Spettacolo. Ok.
Incredibile, ragazzi, mi hanno fatto 18 blocchi. Lei è ancora da solo. Va bene. Oh, Donovan, tutto a posto? No, chiedo per un amico. Splash! Ciao! Visto che vuoi fare così, giochiamo così. Ah, stavolta col cacchio, raga. Avevo fatto tutto bene. No, raga, è una sfida tra me e Mitchell, m'ha rotto le balle. Fischia, raga, non prendiamo il rimbalzo. Allora, 46 pari, ma 46 pari perché quando non c'è Holmgren vincono loro tutto. E qua ero davanti al giocatore, l'ho anche spinto, ma ha fatto canestro. È un problema perché non abbiamo la il supporto. Murray non può nulla. Ragazzi, il problema è questo. Ma però al tiro sa cosa deve fare. È importante Murray per la conclusione, ma in difesa contro Mobley non può far nulla. Mobley lo devasta. Capite? È tutta una serie di 78 blocchi che mi fermano e quindi loro stanno giocando così ed è un po' un problema perché boom. Però bella 51 pari. Bello il giro palla. Mamma mia che bello. Andava premiato sto giro palla. Altro giro palla estremo. Vai Werther che è tutta tua. Mano caldissima di Werther. Attenzione a Garland che sta cercando di sfidarmi, ma non ha capito chi ha davanti, Non ha capito. Raga, in due eravamo. Quanto devo ridere, fischia. Attenzione, Garland blastato da Miracle Man. Il palleggio di Miracle Man che gli dice: hai voluto fare il figo prima, ecco qua. Ancora Garland che ci... Miracle Man lo sta spaccando probabilmente. Comunque, ragazzi, cammino ok. Noi abbiamo fatto sempre cappotto. Però Cleveland 4-1, 4-0, 4-0. Dai via. Angolo. Boom shakalaka. Invece no. Il boom arriva dopo. From downtown, ragazzi. E non è finita qui. Perché anche Garland la piazza, giustamente. Ma che cazzo? Oh. Garland, tutto ok? No, perché io vado lì a sinistra, se vuoi. Sono qua, guarda. Non mi sa che non... Non mi ha preso. Meno male che c'era Sabonis. Attenzione, ancora Sabonis provvidenziale. Però qua, purtroppo, è riuscito a superare il blocco. Rito. Bella la difesa. Ma gli ho messo la mano in faccia. Mamba mentality attivata. Ragazzi, aveva la mano in faccia. Beh, ragazzi, ste due triple le dovevano fare perché sennò non recuperavano. Bella partita adesso. Fischia blastato. Con Allen e Garland addosso. Bello, bello tutto qua. Vai Murray, tutta tua. Bravo. Troppo, mi state marcando un po' troppo, zio. Garland, Sab, lo distrugge. Bravo Sabonis. E ce ne andiamo via ancora. Agente 3 oggi deve tornare argento, ragazzi, Perché si sta attivando tutte le volte. Agente 3 deve tornare argento. Ma Sabonis, vai! Ah! Beh, c'è andata di culo stavolta. Splash! Splash! Oh, ciao! Cosa sta succedendo? La difficoltà Hall of Fame è stunnata. Attenzione, Murray. Il fade. Rimane fuori. Non si è capito nulla. Incredibile pick and pop. Palla persa e recuperata.
No, raga, 83-77 mi fanno uscire di nuovo. Ma anche no, ma anche no. Speriamo che la squadra riesca a reggere. Sembrerebbe di sì. È entrato Payton. Attenzione. Quante cacchio di sostituzioni stiamo facendo? Non ha senso. Basta. Ok. 8 minuti al termine. Che bello, ragazzi, come inizio di ultimo quarto. Beh, no, inizio. Il mio ingresso, praticamente. Ora loro stanno facendo un po' di cambi. Vediamo un po' se funziona il tutto. Qua Mitchell. Niente da fare. Buon il lavoro qua con Wood. Vai Wood. Bravo. Qua era una difesa molto buona, ma loro la piazzano sempre. Bello tutto. Bello tutto. La finta, il salto. Mamma mia. Attenzione, ragazzi, c'è qualcuno a terra. Arbitro, c'è qualcuno a terra. Ma perché non fischia? Ma raga, ma che ladra te? No, no, ok, giochiamo con uno in meno. Se vedete uno in meno in campo, continuate a giocare, tranquilli. Brutta sta roba, eh. Brutta, perché loro vanno a 95. A 99 hanno ancora la partita lì, eh. Oh, di tabella. Guardate, tabellone via. Bravissimi, ragazzi. Loro stanno facendo una gara 1 al massimo. Se perdono questa, non la fanno più una gara così, ragazzi. Non la fanno più una gara così, ve lo dico io. Garland ancora. Miracle Man fa due palleggi, lo frega. Se lo mangia. Attenzione, Miracle Man contro Garland. Garland ci rimane sottosviluppato. Ennesimo. Quinto personale di Garland. E Miracle Man colpisce il green. Guardate che non è facile. Non c'era quasi il green. Assurdo in questo momento. Bello. Dai. Questo cambia la partita perché Garland ha... Garland ha praticamente un fallo a disposizione, basta. E poi è fuori. Bravo Sab, lo sapevo. Infatti mi sono allontanato. Beh, ragazzi, Mamba mentality negli ultimi 3 minuti. Portiamocela. Calmo. Sei. Se la prende in mano Miracle Man la partita. Anche Garland. Ma lui sbaglia. Attenzione. Miracle. Bam, niente. Bam, niente. Oh, arbitro. Ah, ecco. Attenzione perché loro sono già a 6 falli. Mamma mia, 6 falli di squadra. Dai. Ma loro continuano perché lo sanno che una schiaffa non è quello che lo fa diventare un MVP. Abbiamo un minuto, goldiamocelo tutto perché è molto importante. Miracle Man, un paio di palleggi che devastano Donovan. Ah, perché qua stava andando, no? Beh, ha fatto. Ma è passata attraverso. Ma che cazzo. Eh? Ah no! E raga, i secondi stanno passando. Loro lo sanno perfettamente. Noi andiamo fuori e piazziamo una tripla che chiude la partita. Sì! Sì! Garland, vai, vai, tranquillo, frate. È pure sbagliato, però. Ha pure sbagliato pure questa. È allora la disperazione, ragazzi, adesso. Hanno provato in tutti i modi, sicuramente.
Adesso Miracle Man se ne frega e fa la cagata. Potevo star fermo, però. Facciamoli divertire. 4. Attenzione. Miracle Man si porta a casa una partita straimportante. Con una prestazione indecente. Miracle Man. Eccolo qua. Una bestia, ragazzi, anche oggi. Posso dire però, bella, bella, bella partita? Io voglio sapere con un like e un bel commento la vostra idea di questa partita. Mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensate. È stata una bella sfida. Prestazione incredibile di Miracle Man, 52 punti, 9 assist, 83% da 3, voto A. Incredibile prestazione, ma grazie anche ai distintivi, ragazzi, perché ormai guardate lì, c'è un potenziamento assurdo. Agente 3 non è salito tantissimo, eppure in ogni tripla è... Ah, ok, è salito dopo. Stavo dicendo, caspita, ma non sa. Guardate, Agente 3 ora è argento, quindi abbiamo persino un bonus in più per le prossime partite, non sarà più bronzo. Questa è una gran cosa, e in più, grazie alla difficoltà Hall of Fame, 1,6 di moltiplicatore ci porta a 1575 VC. Assurdo, eh? Attenzione. Vicinissimi a Chris Paul. Venga anch'io? Venga anch'io? Arrivo, eh? Seguiamole, ragazzi, non si sa mai. Aspettatemi, ragazze. Ma chi è questa? Ma che, si sono trasformate? Salve. Allora, ragazzi, beh, ovvio che è stata la prestazione di Miracle Man a cambiare completamente la partita, perché se non avessi fatto tutte quelle triple probabilmente non saremmo stati qui. Non saremmo stati qui a dire che gran vittoria, perché in questi 52 punti ci sono, ragazzi, 10 triple su 12. Ok? È un bel 18-27. Oh, robe. Raga, posso dire buona partita anche da parte di Donovan e appunto Garland. È solo che Garland è rimasto in campo probabilmente pochi minuti anche per aver fatto troppi falli su Miracle Man, che gli scappava via sempre con la difesa interna. Ma una buona prestazione col 50% per Donovan. Non è andata male, forse sono state tante le difese. Forse è stata proprio la differenza tra Garland e Miracle Man. Ragazzi, fatemi sapere se volete anche gara 2 e gara 3, oppure passiamo direttamente a gara 4 e quindi poi andiamo direttamente all'anello, no? Fatemi sapere, perché non so come andranno a finire le prossime gare. Oggi è stata dura, ma credo che dalla prossima gara, visto che è infortunato Clay, probabilmente ci sarà titolare Holmgren e quindi vedremo veramente una squadra completamente diversa. Intanto l'allenatore si è fermato dietro, probabilmente vuole dirmi due cose. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. No, è andato via, ciao bello, alla prossima.